La prima volta che l'ho vista è stato il primo giorno di scuola delle superiori. E siamo entrati in aula, io ero uno dei primi perché ci siamo subito messi io con un mio amico nel primo banco e lei è entrata dopo, mi ricordo che è entrata dopo, per ultima. Ho aperto la porta, ho guardato le persone che c'erano in aula, ho detto no, non ci voglio credere, ho chiuso l'aula, ho guardato se era davvero la C e ho detto vabbè, ok, sono loro. Sono entrata, ho visto Alfio perché era il primo banco, da secchione, classico. Ha fatto una faccia strana come per dire ma forse avrò sbagliato, e poi si è andata a sedere vicino a un suo amico che conosceva. E mi ricordo poi dopo che era so tutto io. E poi la seconda cosa, ecco, io con uno così non ci potrò mai mettere insieme. Perfetto! Cioè è stato proprio... Invece alla fine me lo sposo, vedi che come cambiano le cose. Dopo, alla prima gita, che è stata qualche settimana dopo, è stato... Cioè, insomma, abbiamo iniziato a fare amicizia e poi lì, insomma, piano piano si è sviluppato il tutto. Noi passavamo tutta la giornata al telefono, cioè noi ci vedevamo a scuola, poi tornavamo a casa, ognuno a casa propria. E dopo 2 ore ci telefonavamo e stavamo tipo 4-5 ore al telefono. Se lui dovesse incontrare una ragazza, probabilmente la ragazza non accetterà il fatto che lui ha una migliore amica, cioè con cui dorme insieme di sabato. E allora poi ho detto, ma non è che mi piace Alfio. Ho capito che ero innamorato di lei, in particolar modo alla gita di Barcellona, quando siamo andati in gita di quinta superiore, e lì ho capito che sarebbe stata lei. Una delle cose più belle che abbiamo fatto è Gabriele, il nostro bimbo. Ti dai baci, me lo portava la febbre. Papà, ti voglio bene.